acrobati, saltatori, ballerini, stuntmen, comici, freestyler. Debutta a Ravenna lo spettacolo del Circo Medrano in tour nei principali palazzetti d'Italia per festeggiare i 158 anni di attività. Lo spettacolo della famiglia Casartelli è andato in scena venerdì al Pala de Andrea, dove rimarrà fino a domenica 27. Poi lo show si sposterà a Faenza, al Pala Cattani, dal 2 al 5 dicembre. Non è la prima volta che siamo a Ravenna, siamo già venuti tante volte con lo spettacolo del Circo Medrano. E quest'anno è la prima volta dentro un palazzo dello sport, questa è la prima volta, sì. E offriamo uno spettacolo bello, uno spettacolo un po' diverso. Ci sono questi gruppi di ragazzi che arrivano dall'Ucraina, loro hanno frequentato la scuola di circo teatro di Kiev e fanno delle esibizioni molto belle, molto particolari. Sono molto calorosi nello spettacolo e questo aiuta lo spettacolo nel suo svolgersi, diciamo. Certo, sicuramente, è uno spettacolo pieno di acrobazie, di giocolieri, di clown, di trapezisti, e di antipodisti abbiamo e soprattutto ci sono i motociclisti, questi quattro ragazzi che girano in una sfera di 4 metri con quattro motociclette a 90 km orari, quindi qualcosa di molto pericoloso, molto bello da vedere soprattutto per i ragazzi giovani che piace vedere queste cose, piacciono molto. E soprattutto, oltretutto, quando loro girano, a un certo punto questa palla si apre in due. Quindi c'è chi rimane sotto, c'è chi rimarrà sotto e c'è chi rimane sopra. È molto bello da vedere. Il prossimo weekend saremo a Faenza. E poi il prossimo ancora weekend, che sarebbe il weekend dell'8 di dicembre, dall'8 in poi siamo a Bologna. Comunque per sapere bene le date basta andare su internet www.medrano.it e ci sono tutte le date del tour. Faenza, dopo Ravenna, Bologna, Livorno, Firenze e Genova. Venite perché sono pochi giorni, pochi spettacoli, quindi dovete venire ora, subito.